Io. Un attimo che... si vede adesso, eh? Vedete? Sì, sì. Perfetto. Allora, parto da... L'indicazione è motivare un attimo perché non andiamo a una convenzione con Domina. Naturalmente, che cosa? Per sostenere quello che Officina delle opportunità ha come progetto, come lavoro, in un campo particolare, quello dei servizi alla persona e alla famiglia, ovvero lavoro domestico, insomma, come vogliamo puntualizzare. Partiamo un attimo da che cosa? Dai tipi di domande, di richieste che arrivano ai nostri centri d'ascolto. Evidenzio subito che ci sono due tipi di richieste. Ci sono le richieste del lavoro. Molti nostri utenti, chiamiamo persone che si presentano ai centri d'ascolto, chiedono esplicitamente la propria esigenza, quella di un lavoro, spesso dicono badante, colf, pulizie, eccetera, eccetera. Quindi già esplicitano questa esigenza. Nella richiesta di lavoro c'è anche un altro percorso, questo è un po' più di esplorazione, forse un po' più congruo per quanto riguarda i centri d'ascolto, che dopo aver, come posso dire, approfondito le condizioni socio-economiche, le condizioni di difficoltà, arrivano a condividere con la persona che è importante per loro recuperare un impegno lavorativo come uscita dallo stato di disagio economico. Quindi questo è il filone di chi è che richiede lavoro ai nostri centri d'ascolto. Però nei centri d'ascolto c'è anche un altro filone di richieste che avvengono. Sono quelle di datori di lavoro, le famiglie, parenti o d'altro, che chiedono personale per servizio di assistenza, spesso ad anziani, non autosufficienti o persone che hanno posto metà infortuni o la degenza ospedaliera o altro, e che naturalmente, diciamo, è una richiesta particolare, anomala, no? Per quanto riguarda noi che andiamo invece a cercare datori di lavoro. Sono datori di lavoro che vengono presso i nostri centri d'ascolto per avere un operatore, un prestatore, una persona che offre questi servizi, in grado di offrire questi servizi. Allora, diciamo così, noi dobbiamo, come posso dire, apprezzare l'intenzionalità positiva da una parte dei centri d'ascolto che si vogliono impegnare, dall'altra anche delle richieste che ci vengono, perché spesso ci vengono per come passaparola o d'altro. Riteniamo che questi fabbisogni siano da assecondare, però è opportuno, secondo noi, che ne approfondiamo un po' che cosa, le modalità, in modo tale che ci muoviamo verso una più diffusa e profonda consapevolezza di tutte le implicazioni che questo ha, perché che il servizio, la persona, diciamo, ha da un punto di vista generale. Quale percorso? Allora, innanzitutto indicazioni di prudenza. Già Monica le ha evidenziato che rispetto a una intermediazione, diciamo, sono arrivate delle indicazioni. Prudenza, 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 perché noi non siamo società di incontro domanda-offerta, di intermediazione. C'è un'intenzionalità positiva, ma questa naturalmente che va incoraggiata, ma deve essere incanalata in un comportamento attivo dei centri d'ascolto, dei presidi territoriali e dei referenti di prefettura. Quindi tutto il sistema che si occupa in questo caso dell'inserimento lavorativo
in senso più ampio, è opportuno, diciamo così, che si immetta in un comportamento attivo. In realtà il quadro di riferimento che noi proponiamo è che queste esigenze dovrebbero essere riportate dentro un quadro di sistematicità, qualificazione, legalità. In che senso? Sistematicità. Noi dobbiamo cercare di offrire risposte condivise, estese, uniforme a queste richieste di servizi, di offerte e domanda. Quando dico condivise, nel senso che noi, diciamo così, sempre di più condivideremo gli strumenti, li estenderemo, cercheremo di essere, di portarli a una uniformità in tutti quanti i nostri punti, i punti di ascolto, tenendo presente che questo, diciamo, va a integrare, non deve essere pensato in una disarticolazione del settore dei servizi alla persona. Vedete, il sistema italiano di servizi alla persona è fortemente disarticolato. C'è da una parte il problema istituzionale, che è quello che è, poche regioni per esempio hanno organizzato dei sistemi pubblici, c'è molta attività di privato, di agenzie private. In questo, secondo me, può essere una ricchezza, ma può essere anche un fatto non positivo rispetto ad alcuni elementi che poi diremo, soprattutto quella della qualificazione, dell'adeguatezza del servizio. Noi siamo consapevoli che stiamo operando su un segmento importante di welfare territoriale, di welfare di prossimità, anche se naturalmente di natura di privato sociale. Un inciso: Stati europei hanno organizzato in maniera un po' più sistematica l'area dei servizi alla persona. Cito soltanto, e non mi approfondiscono, il modello francese, che prevedeva l'avvio con un'agenzia nazionale, che ha creato un sistema poi, diciamo così, di qualificazione. Cito per esempio il sistema olandese, che si basa su un sistema bilaterale di gestione dei servizi. Bilaterale significa sindacati e datori di lavoro che assieme gestiscono i servizi alla persona. Cito il sistema belga, che ha demandato a agenzie di somministrazione e qualificate naturalmente i servizi alla persona. Noi stiamo in Italia in un sistema un po' segmentato, frammentato. Mario, scusami se ti interrompo, le slide non stanno scorrendo volutamente, perché siamo fermi sulla prima. No, io sto a qualificazione. Noi siamo fermi sulla prima slide. Prima slide, perché da me allora non... Se vuoi, aspetta, facciamo una condivisione noi. Fate pure una condivisione a questo punto. Ok, quindi interrompi la tua e così... Perfetto. Ok. Arriveranno tempi migliori di riunione in presenza, ce la faremo prima o poi. Sarà più semplice per tutti. Però noi abbiamo la nostra grande Sonia, che è super tecnologica. Nella simulazione qua funzionava. Ma sempre così. Ma sempre così. Paura. E tu allora, vai avanti, andate avanti. Questa la superiamo. Questa non so se l'avete vista, sulle intenzioni, sulla consapevolezza che bisogna diffondere. Io passerei all'altra, la successiva. Il percorso, quello di prudenza, l'avevi ricordato tu, cioè nel senso attenzione sull'intermediazione, i centri d'ascolto. Noi dobbiamo incoraggiare certamente un comportamento attivo dei centri d'ascolto, dei presidi territori d'ascolto, dei referenti di prefettura, però diciamo una impostazione, e passiamo all'altra slide. Allora, la impostazione che vorremmo dare a questo lavoro è il quadro di esigenze va riportata dentro un quadro invece di sistematicità, di qualificazione, di legalità. Mi ero soffermato cosa si intendeva per sistematicità.
quindi risposte condivise, estese, uniformi rispetto alle nostre prestazioni, alla nostra modalità operativa di officine dell'opportunità, cercando di, come dire, non disarticolare ulteriormente il settore dei servizi alla persona, che in Italia è abbastanza disarticolato, ma dando un contributo alla sua integrazione come sistema, sapendo che noi stiamo operando su un segmento importante di welfare di prossimità, di natura di privato sociale. Riportavo qui per inciso, scusate se mi ripeto, mi sentite due volte, ma in questo caso portiamola questo repetito da Juvent, che altri stati europei, diciamo, hanno, come dire, regolamentato questo servizio in maniera puntuale, con vari modelli, ma in maniera puntuale, dal modello francese incentrato sull'avvio del sistema attraverso un'agenzia nazionale, al sistema belga incentrato sulle agenzie di somministrazione specializzate nei servizi alla persona, al sistema olandese che ha creato agenzie nazionali di gestione bilaterale tra le parti sociali. Adesso farei una battuta per sollecitare anche, visto che c'è già un sistema bilaterale in Italia nei servizi alla persona, potrebbe essere uno spunto, ma non apro qui il dibattito a riguardo. Grazie, avanti. La prossima. La qualificazione. Noi stiamo operando su un'area lavorativa che richiede, poi probabilmente la vedremo in maniera dettagliata avanti nelle attività formative, nella strumentazione che noi metteremo in campo con l'aiuto di Domina, una rilevazione puntuale sia dei fabbisogni del destinatario dei servizi, ma anche della specifica prestazione. Cioè noi dobbiamo, adesso usiamo il termine sempre, profilare bene anche il destinatario e specificare qual è la prestazione che dobbiamo poi offrire. Questo significa qualificare un servizio. C'è una qualificazione di prestatori, cioè di chi è che dovrà lavorare nei servizi, perché allora le mie esperienze, non voglio estenderle, spesso arrivano da noi persone che dicono: mi offro come badante, mi offro come assistente familiare, mi offro nelle pulizie, e noi non abbiamo nessuna, come posso dire, caratterizzazione del diciamo così, del loro grado di formazione e di esperienza. Tranne in alcuni casi in cui hanno delle attestazioni formali, mentre invece qui c'è un grosso bisogno di qualificazione per i lavoratori, ma anche nei comportamenti degli stessi datori di lavoro, perché c'è una gestione del rapporto di lavoro che è complessa, è organizzativa, contrattuale. Ci sono vari adempimenti poi, da visto che ci muoviamo anche in una prospettiva, poi vediamo di legalità del settore, non mi attardo io a connotarlo, perché dopo ci sarà un intervento di Domina che ci dirà anche la presenza di quanto è diffuso il lavoro non dichiarato, da un punto di vista sia delle famiglie sia anche dei lavoratori. Ma questo serve anche a evitare poi successivamente una gestione corretta del rapporto di lavoro, evitare anche la conflittualità che c'è dopo il lavoro, perché uno pensa di risparmiare prima, ma poi dopo ci si incontra con delle situazioni, delle sorprese. Poi c'è un altro elemento interessante nella qualificazione. Questo è un rapporto, questo ha bisogno, ma in maniera, come te posso dire, incomparabilmente maggiore, di rapporti fiduciari tra l'assistito e la famiglia, tra l'assistito, la famiglia e lo stesso prestatore, anche perché noi introduciamo una persona nell'ambito domestico, nell'ambito della relazionalità familiare. Andiamo avanti. Allora, sulla legalità solo un richiamo rapido. Certo, da parte dei lavoratori
sicuramente da parte dei datori di lavoro, le famiglie, ma anche, lo dico perché, cioè, molte agenzie, anche autorizzate, alcuni le fanno, l'incontro domanda offerta è regolato da situazioni non autorizzate, ma anche le autorizzate, le agenzie autorizzate spesso hanno dei comportamenti, diciamo così, non coerenti con le norme e con pratiche corrette relativamente all'incontro domanda offerta. Sulle regole di legalità, come accennavo prima, non mi soffermo. Possiamo andare avanti? Allora, cosa pensiamo che la convenzione condomina? Quale potenzialità possiamo, ci aspettiamo, noi possiamo, diciamo così, sviluppare con la convenzione condomina? Certamente in maniera progressiva, non in maniera, come posso dire, come una normativa che si applica e adotta dappertutto comportamenti coerenti. Una prima risposta è una maggiore sistematicità del nostro intervento. Domina, si accennava, è un partner nazionale, un'associazione nazionale di datori di lavoro, e firma contratti con i sindacati, costruito con i sindacati e con le altre associazioni di sistemi di relazioni contrattuali e bilaterali, e copre varie fasi dell'inserimento lavorativo del mercato del lavoro. Guardate, per arrivare a questa situazione ci è voluto un po' di tempo, e quindi noi possiamo beneficiare degli sforzi fatti precedentemente rispetto a una pulizia anche del sistema tendenziale, sempre mai, come del sistema di relazioni sindacali, dei sistemi di relazioni contrattuali, dove c'era una miriade di contratti, di applicazioni contrattuali concorrenziali tra vari firmatari. Un'altra potenzialità è quella, ecco, quello che accennavamo prima, una qualificazione del nostro apporto a questo welfare di vicinanza, di prossimità, soprattutto con la collaborazione nell'attività formativa condomina, di cui parlerò io speditamente, penso che Domina ci illustrerà. L'altra cosa è quello di muoverci dentro un contesto di legalità, in modo tale da contrastare, come si accennava, il lavoro non dichiarato dei datori di lavoro, dei prestatori e degli stessi operatori dell'incontro domanda offerta. Qui, diciamo così, superando un po' quello che molti centri d'ascolto hanno fatto, però superandolo positivamente, cioè nel senso con un atteggiamento attivo. Questa cosa qui naturalmente è dentro lo schema operativo di Officina delle Opportunità, quindi che enfatizza certamente l'inserimento lavorativo, ma anche, diciamo così, la cura della famiglia e delle persone, dentro una concezione che è quella della caritas diocesana. Quindi non è, noi non siamo, diciamo così, ai fini profit, non siamo noi, almeno come Caritas, una onlus, quindi che fa servizi e attività, noi siamo un qualcosa in più, nel senso che abbiamo, diciamo così, un impianto che inserisce il lavoro dentro un processo di autonomia, di relazioni personali, relazioni sociali e anche una concezione, diciamo così, lo dico io, di concezione dentro l'interramento del Vangelo, no? Della... Con questo avrei finito la mia comunicazione. Non so se mi dovevo anche presentarvi, le persone che ci sono stasera, visto che Monica mi ha dato questo incarico. Allora, c'è Lorenzo Tamparini tra di noi, Monica già l'ha ringraziato, e io ne confermo. Lorenzo Gasparini è il segretario generale di Domina, che è fatto, diciamo così, che è oltre attualmente, ma in
intrapreso un lungo percorso rispetto alla costruzione di domini e anche questo sistema di relazioni che ci siamo detti. Da qui, naturalmente, noi abbiamo precedentemente condiviso almeno l'impatto motivazionale e anche l'ispirazione del nostro lavoro. Lorenzo mi permetterà di dare una mia, diciamo così, antecedente. Il lavoro con Lorenzo è successivo a un grosso lavoro che noi facciamo con Peter Casalinghe, ecco, la presidente di Peter Casalinghe da Gasparina. E, diciamo, a quel tempo, quando cominciai a lavorare in questo settore, non c'erano associazioni datoriali e, diciamo, chi si occupava di queste cose era prevalentemente Peter Casalinghe, come tutto. Scusatemi questo cedimento a c'è con noi poi la dottoressa Shaw, che è la direttrice della direzione, perché almeno salto tutti questi vincoli di nomina, un incontro, diciamo così, un rincontro almeno personale è con Paola Parente. Paola Parente ogni tanto ci incrociamo in varie attività e, diciamo, sono contento io di rincontrarla in questa fase, laddove lei dovrebbe, se ho capito bene, ci aiuterà soprattutto nell'orientamento diciamo così, nei processi di orientamento verso il lavoro domestico. È per me una, diciamo così, un fatto il responsabile dell'agenzia, o comunque di chi si occupa dell'incontro domanda-offerta per quanto di domina. E adesso, se mi consentite, allora non lo ritrovo tra i nomi, ma mi aiutate voi, perché io, come voi sapete, faccio sempre gaffe sui nomi del mio patrimonio. E Francesco Costanzo, l'abbiamo presentato prima, che lo vedo. Francesco, perfetto. Eccolo là. Sì. Quindi mi scuso con Francesco, perché così è. Però avremo modo di conoscerci meglio più avanti. Basta così per me, stasera ho lavorato troppo. Bene, bene, allora lasciamo la parola, non so in quale ordine, a Domina rispetto al loro intervento, prego. Allora, buongiorno, anzi buonasera, perché poi ormai sono le 5 e quarto. Per cui mi presento, innanzitutto grazie per questa possibilità di partecipare a questo incontro, a questa formazione, a questo percorso che stiamo costruendo insieme. Mi presento, sono Lorenzo Gasparrini, sono il segretario generale dell'Associazione Domina, che è l'associazione firmataria per conto delle famiglie del contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, dove i sindacati di riferimento sono CGIL, CISL, UIL e Federcoop. Il nostro settore è un settore che prende un pochettino tutti quanti noi, perché sono oltre 2 milioni le famiglie con un lavoratore domestico, ma il 60% di questi è in nero, per cui qua c'è mi ricollego al discorso della legalità che diceva Mario Conclave. Il lavoro domestico si contraddistingue rapidamente due numeri: l'85% sono donne che fanno questo tipo di lavoro, con gli uomini che sono in aumento, perché negli ultimi 6 anni sono cresciuti del 40%, dato che è un settore dove chiudono le aziende, chiudono gli esercizi commerciali, le persone si reinventano, anche gli uomini, specialmente over 50, in questo settore. Ed è un lavoro dove abbiamo il 70% di popolazione straniera. È un lavoro fortemente connotato dal lavoro dei migranti. Gli italiani sono presenti per il 30%, con una particolare numero in forte crescita nelle regioni del centro-sud Italia, dove toccano il 50%, e della Sardegna, dove abbiamo addirittura l'85% di lavoratori italiani. È un settore in forte crescita, domina a circa 200 sedi in tutta Italia, e all'interno di queste sedi domina fa una serie di attività.
La principale è quella di dare consulenza sul contratto collettivo nazionale di lavoro, per cui la consulenza che daremo alle vostre strutture è totalmente gratuita, per cui qualsiasi informazione in merito all'applicazione del contratto collettivo nazionale che noi firmiamo per conto delle famiglie. Domina ha poi creato un osservatorio nazionale per cui ogni anno presso il Senato della Repubblica presenta il rapporto annuale e quest'anno sarà presentato il 20 gennaio. E facciamo formazione. La formazione è un evento fondamentale per questo settore perché sta acquisendo sempre maggiore dignità e le famiglie che fino a 3-4 anni fa, anche prima della pandemia, ci chiedevano come paghiamo la badante, come riusciamo a pagare la badante, perché la badante ci costa, una badante convivente, dai 16.000 a 20.000 euro l'anno, dipende poi dalle ore che fa, dalle ore di straordinario che fa. Adesso la domanda principale è: aiutatemi a trovare una badante, specialmente la badante, l'urgenza è sulla badante, perché improvvisamente ho mio padre, mia madre, un caro che sta male, noi siamo in forte difficoltà, dove possiamo trovare una badante che ci aiuti? Nel contratto è chiamata assistente familiare perché la normativa si è europeizzata, ma fondamentalmente parliamo di badante. Quindi noi per anni abbiamo cercato di trovare la giusta modalità per dare una soluzione a questa risposta. Sappiate che noi siamo stati autorizzati dal Ministero del Lavoro per l'attività di intermediazione del lavoro domestico, quindi incontro, domanda e offerta, già dal 2009-2010, ma non abbiamo mai usato questa autorizzazione perché prima dovevamo capire alcuni aspetti rispetto a questo settore, dovevamo strutturarci con le sedi in tutta Italia, perché poi la risposta è una risposta forte che dobbiamo dare. È un servizio che fondamentalmente noi come Associazione Domina Nazionale non lo vediamo come un discorso di business, ma di risposta alle famiglie. Quindi nel dare una risposta alle famiglie abbiamo avuto anche questo bellissimo contatto con la vostra struttura, anche perché proprio dai dati, quando faccio le varie interviste, mi dicono, la prima domanda che mi fanno è: ma una famiglia che ha bisogno di una badante, dove va? Beh, al di là del primo contatto, magari la sorella di quella che assiste la mia amica, il secondo sono le parrocchie, perché le persone vanno presso le parrocchie, che sono un punto di riferimento, sia per le famiglie, sia per i lavoratori. Abbiamo impiegato anni per cercare di fare un sistema che possa salvaguardare le famiglie e i lavoratori. Abbiamo creato una banca dati al cui interno verrà spiegata rapidamente poi da Anna Shaw. Cerchiamo di dare una risposta sia ai lavoratori nell'aiuto nella ricerca del lavoro, ma anche alle famiglie, perché l'esigenza delle famiglie è presso le sedi, la sede di Francesco Costanzo, che entra la famiglia dicendo: io ho bisogno di una badante, io devo anche partire per 2 mesi per la vacanza, aiutatemi, non vogliamo mandare nostro padre, nostra madre in un centro, in una casa di cura, in un RSA, aiutateci a trovarla. Ecco perché abbiamo creato l'agenzia di lavoro Domine. Nel presentarmi, Anna Shaw è il direttore di Domina a livello nazionale, segue lo sviluppo delle sedi sul territorio che danno tutti i tipi di servizi, quindi che gestisce anche le attività di formazione e anche la formazione che potremmo capire come instaurare all'interno di alcuni centri della Caritas. Abbiamo in questo enorme progetto, avevamo bisogno di una persona che ci aiutasse a gestire, a coordinare il tutto, per cui abbiamo una conoscenza con Paola Parente pluriennale, appunto dai tempi, come diceva Mario Conclave, anche di Ferier Casalinghe, per cui abbiamo avuto la sua disponibilità. Paola Parente è il coordinatore di tutto il progetto dell'agenzia di intermediazione e spiegherà un pochettino che cosa avviene nei centri. E poi Francesco Costanzo,
che è il punto di riferimento che sarà dal momento in cui entra una famiglia presso i vostri centri di ascolto. Anna ci illustrerà il percorso, poi la destinazione finale sarà Francesco Costanzo, che dovrà andare a fare match e a dare una risposta alle famiglie e ai lavoratori che vengono presso le vostre strutture. È fondamentale il battere sul discorso della legalità, perché senza legalità non abbiamo né diritti per i lavoratori, ma abbiamo, noi gestendo le famiglie, dico, non abbiamo tutela per le famiglie, perché spesso, purtroppo, cosa accade? Che la famiglia in difficoltà economica si trova una badante. Accade che nel momento in cui l'assistito scompare, non troppo di rado arriva alla famiglia una lettera, un'avvertenza per 40-50 mila euro. Per cui, oltre al dolore morale, c'è anche un danno economico, per cui le famiglie non sanno cosa fare. Ecco perché cerchiamo di anticipare, di far sì che il nero sparisca. È chiaro che non possiamo fare tutto da soli, abbiamo preparato insieme ai sindacati una piattaforma programmatica di richieste al governo, a quello vecchio, verrà ripresentata anche a quello nuovo, per cui tra i vari punti c'è il riconoscimento della maternità, del congedo parentale, della defiscalizzazione non solo dei contributi, ma della retribuzione, una legge chiara per quanto riguarda l'immigrazione, perché se ho bisogno di una badante che viene dalle Filippine o dalla Moldavia, devo conoscerla prima, e anche un assegno unico per la non autosufficienza, così come è stato fatto l'assegno unico per i figli. Per cui non mi prolungo, passo la parola ad Anna Sciò, che spiega la collaborazione tecnicamente come avverrà, poi rimaniamo a disposizione per qualsiasi tipo di domanda. Grazie, a te la parola, Anna. Buonasera, allora io mi presento, sono Anna Sciò, l'hanno detto più volte, sono il direttore di Domina. E in questo incontro intanto ringrazio Caritas e ringrazio tutti voi per la partecipazione, vedo che siete molti. Questa parte dell'incontro in realtà si svilupperà in questo modo. Io vi ruberò qualche minuto per esporvi qual è il flusso con cui andremo a collaborare per questa attività che stiamo mettendo in piedi. Domina vuole fare formazione e informazione, e questo è uno degli obiettivi principali per Domina, e questo quindi è il primo modo di collaborare, a cui spero seguiranno tante altre attività che porteremo avanti insieme con Caritas. Oggi io vi illustrerò il primo flusso, per poi dare la parola a Paola Parente in prima battuta, che vi illustrerà quella che è l'attività dell'intermediazione e vi spiegherà nel dettaglio, anche con delle slide che ha preparato, l'attività che voi svolgerete e le limitazioni, non essendo agenzia di intermediazione, come già anticipato anche il dottor Conclave. Quindi io ho preparato qualche slide, ve la condivido. Aspettate che condividi. Così. Allora, questa è una slide riepilogativa di tutto il flusso oggetto di questa attività che stiamo illustrando. Noi abbiamo quindi ipotizzato che presso i punti Caritas, i referenti Caritas, si rivolgono le famiglie, si rivolgono i datori di lavoro, o comunque persone che cercano personale domestico, anche portatori di handicap, disabili, e i lavoratori. Quindi la platea è quanto più ampia si può immaginare, proprio perché, come abbiamo spiegato, la parrocchia rimane comunque uno dei primi punti di riferimento per chi ha bisogno d'aiuto. Quando la famiglia o il lavoratore o il datore di lavoro, insomma, si reca presso il punto di riferimento Caritas, espone la sua problematica, il suo quesito, e che viene raccolto e trasmesso a Caritas Officine delle Opportunità, con i canali vostri abituali, immagino una mail, comunque insomma una modalità di contatto. Caritas scrive a Domina, Domina ha creato una mail dedicata, e
proprio per concentrare completamente l'attenzione su questo progetto. Quindi Caritas Officina delle Opportunità scrive a Domina Nazionale con questa mail, utilizzando questa mail, e Domina, una volta ricevuti i quesiti, li analizza e decide come gestirli. Vedete dallo schema, c'è la possibilità che questi quesiti riguardino l'intermediazione, e nel caso dell'intermediazione che è oggetto di questo progetto, laddove il quesito è operativo, quindi c'è il lavoratore che chiede di essere aiutato a trovare un posto di lavoro come badante, come golf, come babysitter, oppure in questo caso viene, o la famiglia che cerca il lavoratore, in questo caso il quesito viene gestito da Francesco Costanzo, che prenderà poi contatti, e Francesco poi vi spiegherà meglio le modalità in cui svolgerà il suo compito, prenderà contatti con chi ha presentato il quesito e lo gestirà in prima persona. Diversamente, se il referente Caritas ha un quesito legato al discorso dell'intermediazione in generale, anche per come gestire una problematica che gli si è posta o qualunque altra cosa riguardi l'intermediazione, sarà Paola Parente ad analizzare e risolvere la problematica e a gestirla in prima persona. Come vi ha anticipato anche il segretario generale, Domina però si mette completamente a disposizione dei referenti Caritas per qualunque altra problematica relativa al lavoro domestico. Quindi laddove voi abbiate necessità, abbiate quesiti rispetto al contratto collettivo o a qualunque altra cosa giri intorno al mondo del lavoro domestico, Domina la risolverà in prima persona e risponderà ai quesiti direttamente. Quindi questo è per farvi vedere brevemente qual è il flusso. Qui ho riprodotto in modo molto illeggibile, perché le immagini non si leggono, però vi posso far vedere gli schemi. Questi sono le schede che utilizziamo per raccogliere i dati del datore di lavoro. In questo caso poi c'è una scheda relativa al lavoratore e una scheda relativa al contratto, che poi, quando si va a stipulare il contratto, nell'incrocio tra domanda e offerta. Queste schede sono indicative, ve le facciamo vedere, perché sono contenute poi all'interno di un database che viene poi utilizzato dall'agenzia di intermediazione per elaborare tutta la pratica di intermediazione. Questi schemi sono utili per capire quali sono i dati che è necessario raccogliere e perché è importante raccoglierli. All'interno, per esempio, della scheda del datore di lavoro, voi potrete trovare, al di là dei dati del richiedente, che non sempre coincidono con il datore di lavoro, che non sempre coincidono con l'assistito, tutte le attività, tutte le principali, i principali dati che andiamo a raccogliere, vedete, il luogo di lavoro, le altre informazioni relative anche alla casa, al tipo di attività che il datore di lavoro si aspetta che il lavoratore svolgerà, che genere di mansioni sono richieste. Sono tutti dati che è importante raccogliere, ma che ovviamente sarà poi il compito di Francesco andare ad analizzare nel dettaglio. Vedete, poi nella scheda del datore di lavoro noi abbiamo anche suddiviso laddove viene chiesto un assistente familiare per babysitter, e poi troverete che c'è anche quella per la badante, e c'è anche la scheda per la non autosufficienza. Stesso discorso, troviamo la scheda per il... Questa è la scheda contrattuale, no, aspettate, volevo farvi vedere prima quella del lavoratore, eccola. Questi sono i dati che vengono richiesti al lavoratore. Abbiamo cercato di inserire il maggior dato... Si vede solo datore, stai ancora al datore di lavoro, non stai al lavoratore. Ah sì, perché devo interrompere la condivisione per passare all'altro, giusto, grazie. Aspettate, arrivo al lavoratore. Intanto, per aggiungere che ogni 3 mesi verrà fatto un check tra la sede Domina Nazionale sui risultati, la sede di Officina dall'altro, per verificare, per cercare di migliorare di volta in volta il servizio. Come diceva Mario Conclave, non partiamo già su, non pensiamo che da oggi già raggiungiamo la perfezione nel rapporto
nel servizio che vogliamo dare a voi. È con voi che dobbiamo capire come dare una risposta alle vostre sedi e agli utenti che vengono da voi. Okay. Intanto c'è una domanda. Adesso siamo sul lavoratore? Sì. Ok. Nella scheda del lavoratore anche trovate tutta una serie di richieste. Perché ci sono tanti dati richiesti? Perché più dati richiediamo e più riusciamo poi a dare una risposta veloce alla famiglia che normalmente è in una situazione di estrema necessità quando arriva a rivolgersi a noi per chiederci aiuto. E la stessa cosa anche per il lavoratore, questo discorso, riuscire a dare al lavoratore la tipologia di lavoro il più possibile vicina alle sue esigenze nonché alle sue competenze. Queste schede poi sono, ovviamente siamo disponibili a farveli avere, comunque resta di fatto che l'importante è raccogliere i dati necessari per permettere poi a Domina di contattare queste persone e aiutarle nell'individuazione della problematica. L'ultima scheda è quella relativa al contratto. E adesso ve la faccio vedere. Anna, scusa, ti interrompo un secondo perché vedo già la domanda che mi aspettavo che arrivasse da Roberto, che arriverà anche da altri. Questa è la strumentazione che utilizza Domina, ok, nella modalità all'interno del processo che vi è stato indicato. Per quanto riguarda noi, per questo vi si chiede di passare attraverso Officina per mandare le indicazioni. Sarà nostro compito, almeno nella fase iniziale, come dire, tradurre, trovare la modalità per tradurre con questa scheda. È chiaro che questa è una scheda tecnica che viene fatta nel momento in cui la persona, giustamente e seriamente, viene poi ascoltata e profilata, tra virgolette, da parte dell'agenzia competente. Quindi non vi si chiede a voi di compilare questa scheda, questo ci tengo a segnalarlo. Sarà per step successivi, ma questo è uno strumento tecnico di orientamento e di profilazione che voi vedete che utilizzano loro. Perdonami, Anna, mi taccio subito. No, benissimo, era semplicemente per farvi vedere quali sono gli strumenti che Domina utilizza per cercare di dare al meglio il servizio. Ecco, no, assolutamente, da voi io immagino che qualunque segnalazione poi venga tradotta appunto da Caritas a noi per poi poterla gestire. Esatto. Quindi l'intento è quello di fornire il miglior servizio e il discorso anche di creare la mail dedicata è proprio per far sì di poter dare un servizio completo e immediato. Siamo completamente a disposizione e, come diceva Lorenzo, poi il flusso si chiude ogni 3 mesi con una revisione di quanto è successo nel trimestre per poter, come suol dirsi, aggiustare il tiro, migliorare il servizio anche alla luce delle vostre esigenze. Quindi io mi fermerei qui e passerei la parola a Paola, che vi illustrerà invece il percorso, quello che è la sua parte di attività nei vostri confronti, nell'aiuto che può darvi il supporto. Vi ringrazio moltissimo e comunque poi siamo tutti qui a disposizione per le domande. Grazie. Ok, buonasera, però vedo una mano alzata. Sì. Posso aspetto che la fine di tutti gli interventi. Giuseppe, io aspetterei perché così poi hai una visione d'insieme, magari d'accordo. Poi ti risponde. D'accordo. Okay. Allora, buonasera a tutti, sono Paola Parente, sono stata chiamata in causa più di una volta. Io vi illustro, insomma, ho preparato un po' di slide, però vado abbastanza veloce e poi spero appunto nelle vostre domande per capire come può funziona il servizio dell'agenzia di intermediazione. Allora, vediamo se riesco a condividerlo. Allora, l'agenzia di intermediazione di Domina è proprio una neonata, diciamo, quindi è molto giovane, anche se, come diceva il Presidente, abbiamo l'accreditamento da vari anni. Un'agenzia di intermediazione privata comunque si colloca
e Mario questo no, lo sa bene, si colloca in un sistema nazionale di intermediazione. Però che cosa succede in Italia? In Italia succede che con il titolo quinto noi abbiamo dato, lo Stato ha delegato la competenza in materia del lavoro alle regioni, quindi le regioni possono anche legiferare sull'incontro domande offerte, sulle politiche del lavoro in generale. Però lo Stato che cosa ha mantenuto? Lo Stato ha mantenuto un sistema di servizi minimi garantiti, in maniera che su tutto il territorio nazionale si potesse ragionare nello stesso modo. Quindi abbiamo riportato i quattro, sono quelli che l'agenzia domina farà, cioè l'accoglienza e la prima informazione, l'orientamento di base, per orientamento di base significa un orientamento in cui si va, non si va molto in profondità, ma si inizia a capire la persona su che cosa è orientata, per passare o direttamente a un supporto all'inserimento, perché possono arrivare persone già pronte professionalmente per l'inserimento lavorativo, o se non sono pronte a un orientamento specialistico. L'accoglienza, che cosa facciamo in accoglienza? Facilitiamo la capacità delle persone di dire di loro, di avere una considerazione positiva sia di loro sia dei possibili lavori che vogliono fare, quindi di riformulare la richiesta. Lo scopo dell'accoglienza è sempre di avere una informazione di base, una coerenza con, perché le agenzie domina lavorano con, nel settore del lavoro domestico, una consistenza, cioè quanto sono pronti per lavorare in questo sistema, e un'idea sul fabbisogno. L'orientamento che cosa fa? Facilita la riflessione delle persone, accompagna la loro consapevolezza. Spesso noi, le persone ci dicono: faccio la badante, faccio le pulizie perché è l'unico lavoro che ho trovato. Poi quelle più, con più anni di esperienza, hanno fatto le badanti, dicono: no, è proprio il lavoro che voglio fare. E quindi noi accompagniamo questa consapevolezza, perché alla base della professionalità c'è sempre una presa in carico del lavoro che realmente si vuole fare, e supporta le responsabilità, perché a quel punto, se io sono consapevole, ho scelto, sono responsabile del mio ruolo professionale. Lo scopo è la ricostruzione delle competenze e la definizione del ruolo del profilo professionale. Un percorso di orientamento si chiude con la definizione del profilo professionale rispetto a un ruolo lavorativo. Qui qual è il valore aggiunto di Domina? Domina, insieme ad EBINFCOLF, che è l'ente bilaterale che mette insieme datori di lavoro e strutture come Domina, che sono che tutelano i datori di lavoro, e strutture e sindacati che tutelano i lavoratori, l'ente bilaterale ha costruito negli ultimi anni dei referenziali, cioè noi abbiamo ricostruito le figure professionali, tre figure professionali del lavoro domestico, che è colf generico, badante e babysitter. Come funzionano le figure professionali che abbiamo ricostruito? Funzionano per macro aree, sono state innanzitutto individuate delle macro aree, cioè che fa un colf generico? Qua vi ho messo solo l'esempio del colf generico. Esegue le pulizie, lava, piega, stira gli indumenti, apparecchia la tavola, acquista i prodotti. All'interno di ognuna di queste macro aree ci sono i requisiti che deve avere il lavoratore, cioè le sue capacità. Che cosa deve saper fare per eseguire le pulizie? Che in base a quello che gli viene richiesto. Per cui i profili professionali, i profili delle persone che vengono in orientamento nelle agenzie Domina si chiuderanno con un profilo per competenze letto a specchio con quello del disciplinare, in maniera che questo che cosa ci permette? Ci permette di capire quali sono le capacità che quella persona già ha, perché magari ha assistito un anziano a casa sua, ha assistito la madre o ha cresciuto dei figli, quindi ha delle già le capacità, quali sono le capacità che mancano. E su questo c'è la grande leva della formazione. Quindi noi a poco stiamo portando negli ultimi anni
le persone ad una professionalità solida. Lo voglio fare, lo so fare, lo posso fare. La ricostruzione delle competenze si basa su un percorso, appunto, come dicevo prima, di orientamento. Io so fare, quindi cerchiamo di capire quali sono tutti i saperi, formali, non formali, informali, cioè quello che vengono dalla loro vita lavorativa e non, le loro caratteristiche personali e che cosa amano fare. Anche il proprio sistema di valori del lavoro. Quindi i punti di forza e i punti di debolezza di ogni profilo. Quante sono e quali sono le mie caratteristiche professionali? Si conciliano con le mie caratteristiche personali? Come costruisco il mio profilo? E devo dire che questo percorso le persone lo seguono, sono molto brave, lo seguono con molta attenzione. E alla fine riusciamo a definire dei profili, riusciamo a costruire a ricostruire le competenze, quindi a fare una sintesi personale per ognuna, perché quello che noi diciamo sempre è che non esiste un'unica badante, un'unica persona delle pulizie, anche nello stesso settore lavorativo, anche per lo stesso lavoro si può fare la badante in tanti modi, si può scegliere di lavorare con persone allettate, con persone con malattie degenerative importanti, oppure si può scegliere di fare la dama di compagnia. Per cui costruiamo dei profili e poi, come diceva Anna, più abbiamo chiara la richiesta della famiglia, più riusciamo a fare l'incontro domanda e offerta di lavoro. Quindi il profilo porterà quello che so fare, quello che amo fare, quello che so fare bene, lo incrociamo con quello che è richiesto dalla famiglia e alla fine abbiamo una sintesi. Questa è proprio l'incontro domanda e offerta di lavoro. L'incontro avviene sempre a metà, quello che chiede la famiglia e quello che noi abbiamo capito e del profilo che siamo riusciti a ricostruire delle varie figure. Tre punti di forza quindi del lavoro di domina: la ricostruzione per profili professionali, la formazione finanziata e la certificazione delle competenze. Quindi l'agenzia chiude un po' il cerchio lavorando con le persone, capendo qual è la formazione che manca, cioè quali sono le competenze che mancano, e quando hanno un profilo ricostruito, una formazione e un'esperienza lavorativa, loro possono chiedere anche la certificazione delle competenze. Questo è tutto un lavoro per far sì che Domina sta portando avanti da anni, per far sì che questo settore esca dall'idea che sia soltanto un lavoro residuale o un lavoro perché non c'è altro lavoro, a invece un lavoro che ha una sua dignità e soprattutto una sua professionalità, perché per chi lavora in questo campo da anni sappiamo bene che non è facile e richiede una grande competenza, una grande responsabilità affiancare un anziano, perché le badanti sono sole nelle case, quindi c'è bisogno veramente di una professionalità importante. Il percorso si chiude con un dossier personale dell'utente, l'area prevalente nel quale si colloca, il profilo per competenze, le caratteristiche e i vincoli e i gap di competenza. Qual è un percorso possibile che possiamo fare insieme? E siamo insomma molto contenti di farlo, perché ovviamente la Caritas è un punto di riferimento molto importante in questo paese, che sta affrontando livelli di povertà importanti. La Caritas fa accoglienza. Io sono adesso rientrata a Roma, sono stata 7 anni a Torino e appena mi sono trasferita ho fatto volontariato nella Caritas, e avevo proprio il portone di fronte al mio e loro facevano accompagnamento al lavoro, bravissimi. E quindi, siccome il parroco ha detto: ma tu che lavoro fai? E io ho detto: mi occupo di io. Allora, bene, aiutaci nel centro di, non era il centro di ascolto, era proprio un centro di, per il lavoro.
Quindi fa accoglienza, abbiamo fatto accoglienza, arriva chiunque, anche con problematiche molto importanti. L'officina ha la possibilità, può fare un primo orientamento, cioè capire quali sono le esigenze, quali sono le persone che si collocano nell'area del lavoro domestico, che lo vogliono fare, che lo possono fare. Dopodiché ci può essere il rinvio a domina che fa la ricostruzione proprio del profilo per competenze, leggendola con referenziale, che cosa bisogna sapere per fare realmente la colf. Se ci sono gap di competenza, domina ha un filone di formazione finanziata. Anche lì si è cercato di dare una veste nazionale, cioè che tutti i corsi finanziati dal Vincolf prevedessero gli stessi moduli formativi, o nella rete Caritas ci possono essere altre possibilità formative, perché al di là dei corsi di domina ci possono anche essere delle formazioni specialistiche, no? A volte le donne ci chiedono: ma io vorrei essere formata sull'Alzheimer, perché ho capito che è una cosa che mi piace. E poi c'è l'inserimento lavorativo con le agenzie domina, l'intermediazione. L'intermediazione ovviamente in Italia deve essere autorizzata dal Ministero del Lavoro e le agenzie, poiché le politiche del lavoro sono regionali, le agenzie poi devono essere certificate dalle regioni. Che cosa possono fare le Caritas parrocchiali? Come dicevamo, accoglienza e primo orientamento, cioè chi sei, che cosa vuoi fare, che cosa puoi fare. Aiutarli nella scrittura di un primo CDV, nella ricerca di annunci online, se non si vogliono mandare direttamente alle sedi domina, inviare le persone al settore carica a funzione di orientamento. Possono intervenire anche nella qualificazione e riqualificazione, consigliando percorsi formativi, rinviare ai centri per l'impiego o ai centri di orientamento per il lavoro, prendere contatti con le agenzie di intermediazione. Quindi tutte queste cose possono essere fatte dai centri di accoglienza, altrimenti la collaborazione con domina può avvenire anche prima, può avvenire subito dopo l'accoglienza e il primo orientamento, dipende ovviamente dall'utenza. Che cosa non possono fare? Innanzitutto intermediazione lavorativa, perché c'è un'autorizzazione che tutela le agenzie e tutela i lavoratori e i datori di lavoro. Purtroppo in Italia ci sono molti sistemi di intermediazione che non sono legali, anche tra gli immigrati nei loro stessi paesi di provenienza. Perché questo? Perché non si può garantire per il lavoratore e il datore di lavoro, quello lo può fare un'agenzia autorizzata, perché l'agenzia autorizzata risponde a determinati requisiti definiti dal Ministero e attuati dalle regioni. Perché se il rapporto del lavoro non va a buon fine, il parroco può rispondere per un lavoro di cui non ha nessuna autorizzazione. La legge che ha introdotto la possibilità di fare collocamento privato è la legge 276, e all'articolo 6 ci sono i soggetti che possono chiedere l'accreditamento. E la stessa legge, l'articolo 4, prevede l'istituzione di un albo nazionale dove vanno inserite le agenzie accreditate. La legge 150, il cosiddetto Job Act, istituisce proprio un albo presso l'ANPAL, perché il Job Act ha istituito anche l'ANPAL, che è l'Agenzia Nazionale per il Lavoro.
Però, come dicevo prima, le regioni autorizzano lo svolgimento delle attività e le regioni definiscono i propri sistemi di accreditamento. Quindi le agenzie vengono registrate in un hub nazionale e vengono accreditate a livello territoriale. Quindi per fare intermediazione bisogna rispondere a dei criteri definiti a livello nazionale, definiti a livello regionale. Questo tutela il lavoratore e il datore di lavoro che sta rientrando, anche se è un'agenzia privata, sta comunque rientrando in un sistema di intermediazione dello Stato italiano e delle sue regioni. Come facciamo supporto, inserimento e reinserimento lavorativo? C'è l'analisi della domanda, quindi dei datori di lavoro, una ricerca in banca dati, perché Domina ha una banca dati abbastanza dettagliata dei lavoratori, quindi tutta la ricostruzione per competenze e tutte le esperienze che loro hanno fatto vengono inserite in banca dati, in maniera che abbiamo un'idea dettagliata del lavoratore, e con una preselezione. Una volta che abbiamo analizzato la domanda e abbiamo interrogato la banca dati, saranno due, tre i candidati che poi andranno a colloquio con le famiglie. Lo scopo dell'intermediazione è organizzare l'incontro, rendere visibili le competenze dei lavoratori e permettere la crescita di questo settore. Grazie. Ok, allora intanto grazie a voi, chiarissima, spero che la presentazione di Domina abbia fugato tutta una serie di equivoci e fraintendimenti che nel corso degli anni insomma si sono verificati rispetto al lavoro di cura e anche al lavoro di collaboratore domestico. A questo punto io approfitterei, poveretti loro, della presenza dei nostri amici di Domina per, appunto, iniziamo da Giuseppe che è un po' che aspetta nel fare la domanda e poi se ci sono altre domande direi che questo è il momento. Monica, ci stava sì. Abbiamo previsto Francesco. Sì, scusate. Poi cosa avviene all'interno dell'agenzia. Sì, non mi ero scordata di Francesco, volevo sapere solo se Giuseppe che aspettava stato soddisfatto nella domanda e basta, solamente questo. Intanto grazie, molto chiaro, e poi questa è una cosa a cui sono molto interessato. Volevo sapere se ci sarà una scheda raccolta dalle parrocchie, dai centri d'ascolto, sia di eventuali datori di lavoro, sia delle persone che si propongono per un lavoro. E poi, come competenza delle Caritas parrocchiali, è quello dei contatti con le agenzie di intermediazione e quindi con Domina. Volevo sapere se nei contatti che abbiamo, sia con i datori di lavoro che con i lavoratori, potremmo fare a Domina una proposta di intermediazione, cioè dire secondo noi queste due persone, questo datore di lavoro e questo lavoratore potrebbero avere un utile rapporto, salvo poi che l'intermediazione va fatta da Domina. Questa era la domanda. Allora, mi sembra che questo sia un assist perfetto per passare poi la parola a Francesco, che poi rappresenta insomma l'agenzia che sul lavoro, cioè che sul territorio si occuperà poi, no, anche di questi aspetti. Quindi adesso darei la parola a Francesco e poi proseguiamo con il resto delle domande. Sandro, facciamo alla prossima tranche. Prego Francesco. Buonasera, faccio una brevissima presentazione. Allora, sono il responsabile del punto Domina Roma Centocelle, abbiamo la sede a Via Torte Schiavi al numero 304, mi occupo di gestione contrattuale, quindi ci occupiamo dei contratti e della gestione buste paga delle famiglie, dei datori di lavoro domestico, sono anche un conciliatore per cui nei casi in cui ci siano controversie fra datore di lavoro e lavoratore in sede sindacale del lavoratore, sono anche conciliatore e mi occupo di formazione professionale per i collaboratori domestici oramai da 6 anni. Quindi con l'agenzia di intermediazione, come è stato presentato, è stato
spiegato, diciamo che facciamo un po' la chiusura del cerchio, perché abbiamo la competenza nel settore del lavoro dal punto di vista contrattuale, facciamo la formazione già da svariati anni a tanti collaboratori domestici, per cui con il passaparola abbiamo già un nostro database che aggiorniamo sempre di continuo e cresce di continuo. Con l'agenzia per l'intermediazione possiamo creare il matching fra le famiglie e i lavoratori. Allora, con il flusso di informazioni che dalla Caritas arriveranno alla Domina Nazionale, ci dovrebbero pervenire dei nominativi, dei contatti di lavoratori che noi vorremmo colloquiare qui in agenzia, perché è fondamentale per noi averli davanti, vederli, vedere le loro reazioni, fare delle domande. Faccio l'esempio. Qualche giorno fa abbiamo colloquiato una candidata per badante a persona non autosufficiente convivente, sono le più richieste di tutti, su una domanda tecnica abbiamo capito di avere davanti una persona che ha già fatto quel lavoro, perché quando gli abbiamo chiesto se aveva esperienza con degli strumenti, ci ha detto subito: il sollevatore non lo so utilizzare, ma sapeva già di cosa stavano a parlare. Ecco che siamo sicuri di avere davanti, quando facciamo un colloquio, o una persona che già ha fatto quel lavoro, lo conosce, oppure in base alle reazioni, alle domande che facciamo, avendo la nostra scheda raccolta dati, possiamo comprendere se è una persona che ha meno esperienza e che potrebbe anche andare bene, perché potrebbe andare bene per una famiglia che magari deve assistere una persona autosufficiente, dove magari l'esperienza e la competenza potrebbe essere un pizzico più bassa rispetto a quella di assistere persone con patologie o con problemi importanti. Quindi, per ciò che riguarda la parte dei colloqui ai collaboratori, ai potenziali lavoratori da segnare alle famiglie, sarebbe opportuno che da questo flusso di informazioni avessimo il contatto e venissero a fare qui il colloquio. Per ciò che riguarda le famiglie, si potrebbe anche trovare un sistema per cui noi siamo a Centocelle, siamo ben collegati, però ci potrebbe essere una famiglia che sta a Tormarancia, dopo che c'è un centro di Tormarancia, venire fino a Centocelle per venire a fare un colloquio potrebbe essere un po' problematico. Ci possiamo organizzare con una chiamata, con un'email per la firma della modulistica, o anche un collegamento su Zoom o su WhatsApp, quello non è un problema. Ok? Però per noi è fondamentale il colloquio con il lavoratore in presenza, per noi è importantissimo. Questa è un po' la sintesi di quella che è l'attività. Allora, aspetto importante. Allora, noi non facciamo la selezione del personale, facciamo l'intermediazione. Quindi, quello che è il nostro obiettivo è quello di segnalare più candidature alla famiglia, in maniera che la famiglia abbia modo di valutare più persone, più profili, se è possibile tre candidature per quel profilo richiesto dalla famiglia. Laddove c'è un'urgenza, perché molto spesso quando vengono da noi, parlo quelle dirette, ma sarà la stessa cosa quando si rivolgono a voi della Caritas, alle parrocchie, c'è un'urgenza di risolvere un problema, magari potremmo non avere subito le tre candidature, tamponiamo con segnalare la prima, comincia a vedere già la prima persona, nel frattempo continuiamo a cercare. Abbiamo un sistema di gestione per avere più posizioni aperte che possiamo gestire, ci siamo organizzati in tal senso, quindi siamo pronti a gestire il picco di lavoro. Ci sono delle domande? Allora, riprenderei intanto la domanda di Giuseppe, che mi sembra interessante, e poi fare la domanda anche a Sandro. Allora, Giuseppe diceva, perché questa è un'esperienza che a noi capita, noi parrocchie intendo, nei servizi Caritas un po' di meno, capita che contemporaneamente noi identifichiamo, come dire, cioè la parrocchia non può fare intermediazione, contemporaneamente, Giuseppe, poi correggimi se traduco bene, identifichiamo sia la famiglia sia il potenziale candidato, no? E quindi questa nei confronti di Domina sarebbe una doppia segnalazione, non so come dire, sì. Che per poter poi gestire, perché ribadisco, tutto questo lavoro viene fatto per
far emergere il sommerso e restituire dignità a questo tipo di lavoro. Questo è il fine, no? Perché noi siamo per la legalità del lavoratore. Quindi la domanda di Giuseppe era in questi termini: laddove noi troviamo, come dire, già un potenziale match che chiaramente non possiamo gestire, c'è una possibilità in questo senso? Punto di domanda. Ci potrebbe essere, però in tal senso parlo per la mia esperienza, da 12 anni che gestisco contratti per conto delle famiglie nel lavoro domestico. A volte, specie quando si tratta della famiglia che ha alla prima o alle prime esperienze con il rapporto di lavoro domestico, noi, essendo il sindacato dei datori di lavoro, proviamo pure a fare un minimo di orientamento e di formazione sulla parte contrattuale, perché a volte c'è la famiglia dice deve lavorare 24 ore. No, non esiste il lavoro di 24 ore per nessuna categoria di contratto, a maggior ragione nel lavoro domestico, dove la badante convivente deve avere il suo riposo notturno per il recupero psicofisico. Sto facendo un esempio, però ci sono tanti aspetti: la differenza fra l'assistente a persona autosufficiente o non autosufficiente, gli orari di lavoro. Quindi ci può essere questa segnalazione per avere una preferenza o un preorientamento, però preferiamo, ripeto, per indirizzare al meglio anche la famiglia, favorire questo incontro informando da una parte la famiglia, dall'altro il lavoratore, in maniera che si evitino poi in futuro eventuali controversie che poi, come diceva Lorenzo, possono sfociare nelle estreme conseguenze delle vertenze con cifre stellari, insomma. Okay? Non se, posso, se posso aggiungere anche un'altra cosa, diciamo, è importante, noi abbiamo creato una banca dati per cui i nominativi resteranno all'interno della banca dati per avere anche magari ulteriori possibilità di lavoro una volta che è terminato il lavoro con una determinata famiglia, per cui è fondamentale il colloquio per capire esigenze. All'interno di tutte le schede ci stanno le richieste, le allergie, una serie di dati importanti e anche i dati contrattuali, perché poi è il contratto, è la regolarità. Poi se ci sono famiglie che direttamente dicono al di là dell'intermediazione io devo regolarizzare, devo contrattualizzare il mio lavoratore, questa è un'altra cosa, questa si fa tramite sempre noi o Francesco, quella è una comunicazione, l'assistenza e le buste paga. Ma la banca dati, Anna ha fatto rapidamente vedere un attimino alcuni aspetti delle schede che stanno all'interno della banca dati. C'è tutto un sistema di tutele del lavoratore, di privacy, di tutele della famiglia, per cui è meglio conoscerla all'inizio, per cui il colloquio la reputo fondamentale e anche magari Francesco diceva con la famiglia anche a distanza, che chiaramente magari da Nomentana arrivare a Centocelle non è così semplice. Certo. Sì, sì, naturalmente proprio nella restituzione della dignità, cioè noi cerchiamo di dare, di orientare verso un supporto tecnico specialistico, no? Specializzato, non approssimativo e non, come dire, in buona fede, ma magari un po' superficiale. Darei la parola a Sandro che sta aspettando da 2 anni e mezzo per fare la sua domanda. Prego. Grazie Monica, e grazie agli amici di Domina perché queste informazioni sono preziose. Io volevo solo capire se e in che misura il servizio di intermediazione è oneroso solo per le famiglie o anche per i lavoratori, in che misura? Qui posso rispondere io se volete. Allora, il servizio per i lavoratori e per l'inserimento, quindi orientamento e quant'altro, è e sarà sempre costantemente gratuito, è un servizio che si dà al lavoratore. Il servizio per la famiglia che va nel centro di accoglienza Caritas di Nomentana e poi ha un servizio di intermediazione, anche quello è gratuito fino al 31 dicembre, abbiamo stabilito con Monica Piras e Mario Conclave che questo servizio è coperto da Domina Nazionale. È chiaro che alle famiglie fondamentalmente in tutta Italia chiedono 100, 150, nel nord chiedono 500, noi vogliamo trovare un servizio che costi, se dovesse costare, il meno possibile. Adesso fino al 31 dicembre
anche se va, tutti questi servizi sono totalmente gratuiti, chiaramente per l'utenza che proviene dalla Caritas, se no vengono pagati, è un'attività che pagano all'agenzia, non a Domina Nazionale. Grazie mille. Ok, ci sono altre domande? Monica, volevo aggiungere rispetto alla domanda che era stata fatta prima, che comunque qualunque tipo di segnalazione voi raccogliete, quindi al di là della segnalazione dell'esigenza, anche l'idea che magari vi siete fatti dall'incontrare la persona, tutto è importante per noi, perché comunque costruiamo al meglio il servizio basandoci anche su tutte quelle che sono le vostre sensazioni, le vostre percezioni parlando con l'utente. Quindi assolutamente qualunque suggerimento riuscite a darci, poi ovviamente viene tramutato e utilizzato secondo i canali previsti, però è comunque importante avere tutte le segnalazioni a vostra disposizione, quindi qualunque cosa sarà per noi fondamentale, vi ringrazio. Sì, certo, anzi grazie Anna, noi lavoriamo per questo, no? Su un accompagnamento integrato, ognuno secondo il proprio ruolo e la propria specificità. Esatto, immagino che si rivolge alla parrocchia, al referente, comunque va e presenta la sua esigenza nel modo più trasparente possibile, per cui tutto questo poi nel miglior modo ci viene trasmesso e viene utilizzato poi per raggiungere... obiettivo, insomma, quindi assolutamente ogni suggerimento è ben accetto, assolutamente, grazie. Io volevo chiedere una cosa, se è gratuito senz'altro l'accesso all'agenzia per chi cerca lavoro, ma che cosa succede per la formazione? Voi avete parlato di formazione finanziata, ma quali sono gli strumenti di finanziamento? Esiste un fondo regionale? Ho fatto riferimento a strumenti generali tipo la GOL e poi per poter essere inquadrati in questi tipi di finanziamenti è necessario che il richiedente abbia attivato una DID con i centri per l'impiego, punto interrogativo. L'altra domanda che sembra banale ma dal punto di vista pratico è molto importante, il titolare dell'agenzia di Centocelle ha precisato, e secondo me ha ragione, che è meglio avere contatto diretto da parte dell'agenzia con il richiedente, perché si possono comprendere meglio le motivazioni, le competenze, le problematiche di tipo sociale generale che possono impedire il rapporto di lavoro o renderlo difficoltoso. Solo che c'è un problema, cioè Roma è immensa e Centocelle potrebbe anche essere molto distante dal Torino, tanto per... Allora chiedevo, esiste una vostra rete romana con più di un'agenzia, non dico in ogni quartiere, ma insomma un po' più distribuita? Queste sono le due domande. Rispondo io, posso? Allora, sono tutte e due domande pertinenti. Il primo è la formazione. Domina fa parte, è socio di Ebincorf, per cui è una formazione finanziata tramite i contributi di assistenza contrattuale, quindi dai lavoratori, dai datori di lavoro che hanno il contratto di lavoro regolarizzato, arrivano le risorse Bincof che le dà tramite le parti sociali, arrivano a fare la formazione. Per cui non sono risorse pubbliche, sono risorse messe a disposizione direttamente, in questo caso nostro, da Domina. Per cui le modalità dei corsi, quanti farne, quando e quant'altro, è un discorso ad avvenire che dobbiamo capire con officina, insomma dobbiamo capire insieme dove partire, cioè facciamo un corso di formazione in una realtà piuttosto che in un'altra. Per dare, poi c'eravamo visto una persona che aveva anche richiesto, forse era stata, probabilmente si era allontanato un attimo, il servizio per il datore di lavoro, anch'esso è gratuito sicuramente fino al 31/12, poi andremo a definire, vedere il flusso dei dati, il flusso di lavorazione. Altra domanda importante,
Ok, noi adesso partiamo con la sede di Francesco Costanzo Centocelle. Abbiamo altre sedi chiaramente a Roma. Adesso vediamo il flusso di lavoro e vediamo di volta in volta come ci si comporta, come va avanti la situazione. Abbiamo altre strutture da mettere a disposizione. Ok, Vincenzo, sei soddisfatto? Per me sì, è chiaro. Perfetto, allora darei la parola a Alberto che ha alzato la mano, che voleva fare una domanda. Sì, grazie. Innanzitutto volevo capire meglio, così un chiarimento su questo discorso del costo per le famiglie, perché giustamente Sandro diceva fino al 31 dicembre è gratis, il 31 dicembre è domani mattina e quindi chiaramente questo discorso andrà oltre e quindi se capisco bene i dati che ci ha fornito riferiti ad altre situazioni, Nord Italia eccetera, parlavano da un 100-150 fino a 500 euro, quindi capire se questo è un po' il range dell'eventuale costo che una famiglia deve sostenere. E poi cosa significa anche questo costo, se è un costo unitario o se è un costo per un servizio continuativo. Mi spiego meglio, una famiglia oggi viene a chiedere una badante, una babysitter, eccetera, e quindi retribuisce il lavoro che l'agenzia fa. Sta badante dopo 3 mesi per qualunque motivo va via, si pone un problema eccetera, la famiglia torna nuovamente a chiedere un'altra badante. A quel punto c'è, come dire, una sorta di, diciamo, di tessera annuale che viene fatta a questa famiglia, o la famiglia ogni volta deve pagare un fee per ogni richiesta che fa, posto che la richiesta può derivare da 1000 motivi, perché appunto la badante o il badante non si trova bene, la famiglia non si trova bene e quindi cerca una badante più appropriata, eccetera. Questa è la prima questione. La seconda questione che volevo capire bene era anche riferimento a quello che diceva Vincenzo poco fa, cioè è chiaro che è un discorso che va tutto a nascere adesso, ad essere avviato. Se capisco bene, quello che la Caritas Monica ci sta proponendo è che i centri di ascolto Caritas diventino, diciamo, sostanzialmente dei segnalatori, semplicemente dei segnalatori di necessità di badanti o di famiglie che hanno bisogno, di segnalare queste situazioni al centro di intermediazione di Domina. Quindi noi saremo solo dei segnalatori, proporremo questa persona. E questo quindi è capire un po' anche il ruolo dei centri Caritas in questa dimensione, per capire anche come devono svolgere il loro lavoro. E poi capire anche un attimo cosa succede a un certo punto, perché chiaramente ci ha detto il responsabile di Centocelle che siamo pronti a gestire il picco di lavoro. È chiaro che il picco di lavoro si capirà quando si avvia un processo, eccetera. Per quella che è la mia esperienza, quella che è le mie notizie, le informazioni che ho, che sono ovviamente vaghe e frammentarie, ma credo che insomma i flussi di gente che chiede lavoro, soprattutto dopo la pandemia, soprattutto negli ultimi tempi, sono abbastanza rilevanti, se parliamo su tutti i centri Caritas di Roma. Quindi credo che insomma nell'arco di pochi mesi ci potrà essere un picco anche importante se questo discorso viene avviato bene e arriva al regime. E allora capire un attimo anche quante risorse Domina pensa di destinare a questo lavoro, 1, 2, 10 persone, per capire anche in base anche alla loro esperienza. Ho capito che non è un'esperienza troppo lunga nel tempo, perché l'autorizzazione c'era da tempo ma è stata avviata da poco l'attività in questo senso, ma capire anche loro cosa pensano. Perché è chiaro che se debbono fare degli incontri di persona del tipo che sono stati detti e che io ritengo siano necessari fare per capire bene il soggetto che hai di fronte, io penso che nell'arco di una giornata, ammesso che si riescano a combinare tutti gli orari, perché poi queste persone che vengono da varie parti di Roma hanno il lavoro magari che stanno facendo da un'altra parte e vogliono cambiare, o hanno 1000 difficoltà, è difficile poi incrociare gli orari e i giorni, ma comunque immaginiamo un'ipotesi ideale, dove io nell'arco di una giornata riesco a fare 10 incontri, considerando che so 40 minuti a incontro, perché credo che, non so qual è la vostra esperienza, insomma, in base alla mia, meno di mezz'ora, 40 minuti, una persona non riesce a capire bene che cosa fa, eccetera, è chiaro che richiede un certo numero di persone a disposizione di questa attività. Quindi capire un attimo quali sono le risorse che sono in previsione da parte di Domina per assegnare a questa attività. Grazie.
Alberto, rispondo brevemente, poi lascio la parola a Lorenzo. Per quello che concerne noi, perché vorrei chiarire bene, anzi ti ringrazio di aver fatto questa osservazione. Cioè, lo scopo di questa proposta di collaborazione, di partnership, non è quella di far diventare i centri d'ascolto meri segnalatori di nominativi. No. Lo scopo di questa collaborazione, anche in termini di funzione prevalentemente pedagogica di Caritas, no? È quella di sollevare le parrocchie da questa grande ambiguità, che voi siete tutti molto attivi da tanti anni, sapete che è un tema nelle parrocchie, il fatto che ci si espone come garanti sia per le famiglie sia per i lavoratori, molto spesso mettendo nei guai tutte e due, perché noi esercitiamo, lo dico perché appunto è da tanto tempo che sono in mezzo alle parrocchie e lo dico per esperienza e per vita vissuta, noi esercitiamo impropriamente una funzione. Lo facciamo con la massima buona fede e la massima disponibilità, ma è nostro compito come Caritas e come PTA, che a sua volta poi coordina i centri d'ascolto delle prefetture, far capire che il buon cuore non tutela la dignità del lavoratore e non protegge le famiglie, ok? Quindi lo scopo è quella di togliere, no, la responsabilità della parrocchia, del centro d'ascolto, del PTA, rispetto a questo tipo di intermediazione. Siccome noi riteniamo che il nostro fratello necessita del miglior e più qualificato servizio possibile, rimettiamo questo servizio nelle mani di chi questo servizio fa e lo fa professionalmente, perché riteniamo che poi queste persone abbiano diritto al servizio migliore possibile. Lorenzo, poi mi taccio, ha già segnalato il fatto che chiaramente per il lavoratore questo non comporta alcun costo e consente al lavoratore che viene da te e ti dice voglio fare qualsiasi lavoro, basta che lavoro, di dire il tuo lavoro ha una dignità. Ecco, non ti trovavo Alberto, ti è spostata la foto, non riuscivo a vedere. Il lavoratore ha una dignità che va comunque tutelata. L'orientamento e anche tutte le competenze che in maniera molto precisa sono dettagliate è una restituzione di dignità al nostro fratello. Questa secondo me è una cosa importantissima e tutela poi le famiglie. Chiaramente la consulenza contrattuale, la gestione è un servizio professionale, per cui nel momento in cui noi avremo contezza anche del tipo di domanda che arriva, perché non l'abbiamo ora, noi ci siamo detti, Lorenzo e loro hanno avuto come dire con noi questa intuizione di vediamo come si struttura il servizio, che tipo di richieste, che tipo di consulenza viene richiesta, e su questo moduleremo delle condizioni ad hoc per questo tipo di accordo che ci vede condividere tutta una serie di valori. Ecco, questo per quanto riguarda un pochino il mandato dei centri d'ascolto e dei PTA. Prego. Sì, mi permetto di dire solo un paio di cose, piccola replica, perché intanto credo che nessuno in questi anni, lo dico anche a beneficio di chi sente questi discorsi la prima volta, nei centri d'ascolto abbia mai fatto un'attività di intermediazione di lavoro dando garanzia a destra e a sinistra. Semmai si è fatto un'attività di mettere in relazione una persona che aveva un'esigenza con un'altra che aveva un'esigenza e che si rivolgeva a noi perché abitava vicino, perché abitava in quei luoghi, perché ci conosce per altri motivi, eccetera, eccetera. Ed è un lavoro che posso dire, penso di poter dire, per tutti i centri d'ascolto, che è stato sempre fatto anzitutto con grande prudenza, consapevoli di questi aspetti che tu stai dicendo, perché di questi ne siamo consapevoli, quindi pensando di non dover mai fare intermediazione di lavoro per i motivi che hai perfettamente detto, però facendo quello che cerchiamo di fare per dare dignità alle persone. Ma per esempio ti dico anche una cosa in questo senso di formazione: io ho visto arrivare persone che chiedevano lavoro e non sapevano parlare una breccola di italiano. La prima cosa che diciamo a queste persone: se tu vuoi lavorare, ma da qualunque parte, un minimo di conoscenza della lingua ce la devi avere, tanto più se vuoi fare il badante o la badante, perché lì avrai una responsabilità importante, devi interloquire, devi dare medicinali e compagnia bella, devi avere bisogno di sapere, di capire che cosa fai. Quindi anche questo credo che sia stato un lavoro che i centri di ascolto hanno fatto per riconoscere la dignità del lavoratore e anche per stimolarli
ad avere più consapevolezza di quello che andavano a fare, per non andarlo a fare anche loro allo sbaraglio, perché poi hanno anche, assumono anche loro delle responsabilità se vanno in una famiglia e poi creano un problema dal punto di vista legale. Quindi, dopodiché, questo per quanto riguarda sul discorso poi del meccanismo che si sta pensando di creare, mi permetto di esprimere qualche perplessità sulle tempistiche e sulla farraginosità che si viene a creare, perché quando noi, immaginando un'ipotesi anche di tempistica, una persona si rivolge al centro d'ascolto, poi il centro d'ascolto che lo segnala al PTA, il PTA che lo segnala all'officina dell'opportunità, l'officina che lo segnala a Domina, cioè dal momento in cui la persona viene in un centro d'ascolto, al momento in cui magari fa il primo colloquio, può passare, non lo so quanto tempo può passare. E mi sembra che sia una cosa un po' macchinosa. Poi può essere che mi sbaglio, magari all'atto pratico, nel momento in cui andiamo a sperimentare questa cosa, invece tutte queste perplessità vengono dissipate e tutto fila in maniera liscia e siamo tutti contenti. Però in questo momento mi permetto di dire, mi sembra un percorso un po' farraginoso, però spero che mi sbagli. Ok, vai Lorenzo. Posso aggiungere a quello che ha detto Monica? È esattamente questo il discorso. Noi dobbiamo capire i flussi che arrivano. Allora, essendo è un'attività che in tutta Italia, in tutto il mondo viene pagata, che è l'intermediazione e non il fatto che io regolarizzo una persona, ok? Anzi, se la regolarizzo e poi ho le buste paga annuali, quello ha un costo, ok? Però se faccio intermediazione, vado presso l'agenzia, dico ok, ho bisogno di trovare determinate persone. Cosa stiamo pensando? Perché poi ogni domina ha, ogni agenzia, l'agenzia di Milano fa in un modo, l'agenzia di Torino fa in un altro, all'interno di Sassari ci stanno agenzie diverse, sta cercando di capire con ogni partner qual è il servizio migliore. Francesco, da quello ci eravamo parlati, mi sembra che dava 3 possibilità di contatto, selezionava 3 persone per la famiglia dicendo cara famiglia, queste sono le persone che ho individuato per te dopo che le ho viste, ho esaminato l'aspetto documentale, che anche quello è molto importante, ho fatto orientamento, l'ho inserito in una banca dati, ho incontrato la famiglia, questi sono i 3 nominativi, ok? Questo ha un costo. Qual è questo costo? Secondo me, allora, io non lo so qual è il costo che può essere giusto, reputo intorno ai 150 euro, questa è la mia idea di massima, però siccome vogliamo fare un qualche cosa che non vuole fare business con la Caritas, ma sostenga i costi di assumere personale, perché giustamente quello che diceva Alberto De Gaetano è questo, se arrivano 100 persone al mese è un conto, se ne arrivano 5.000 è un altro, per cui la struttura si deve chiaramente organizzare ed avere delle persone che danno una risposta, e non danno una risposta nel giro di 2 mesi, ma danno la risposta nel giro di una settimana. Come l'abbiamo pensata? Un qualche cosa che chiaramente dobbiamo verificare man mano che andiamo avanti, ma già c'è. Officina fa già una prima selezione, fa già una prima verifica verso le vostre sedi. È chiaro che a Francesco Costanzo non può arrivare il nominativo di chiunque, ma giustamente penso che con Monica questa persona sa parlare italiano, questa persona ha il permesso di cittadinanza se viene dalla Moldavia. Per cui è chiaro che il costo e le modalità e la tempistica sono un qualche cosa che dobbiamo stabilire assieme, magari se non nel giro di 3 mesi, ma dopo 2 settimane, 20 giorni, vediamo che già c'è un flusso importante, ci mettiamo al tavolo e diciamo ok, non sono 6 mesi o 3 mesi, ma da subito dobbiamo cercare di dare soluzioni. La soluzione non ce l'ho, io voglio dare un servizio di qualità, devo far sì che le sedi come Francesco Costanzo possano remunerare i propri dipendenti, per cui dobbiamo trovare una giusta linea. È chiaro che nel momento, ecco perché ci ha messo tanto prima di mettersi in atto, perché
in tutte le agenzie si sta cercando di capire qual è il tipo di risposta. Non possiamo dare una risposta a tutti, perché dobbiamo viverla principalmente, parlo come domina, dal lato della famiglia in difficoltà e anche chiaramente dal lavoratore. Per cui che cosa ne verrà, quale sarà il percorso, posso dire solo che lo costruiamo insieme, perché se fosse un'altra agenzia, mettiamo, una persona va alla sede di Milano, paga 500 euro, c'ha tre nominativi, che vengono però queste persone accompagnate all'interno della sede. Un'altra sede di Palermo magari fa pagare 50 euro, 5 euro ogni tanto, 10 euro ogni tanto, gli dà semplicemente un nominativo. Noi qua dobbiamo cercare di dare una risposta forte. Domina si sta impegnando molto, perché è chiaro che con tutte le cose che abbiamo fatto siamo controllati attentamente e vogliamo questo. Abbiamo messo 6 mesi per costruire la banca dati, 6 mesi per vedere la documentazione della privacy, per cui dobbiamo costruire assieme un percorso che chiaramente magari inizialmente non sarà magari ottimale. Solo per chiarire, Presidente, chiedevo di avere un'idea dei costi, non per discutere del lavoro di fare business, cioè, capisco che è una convenzione e quindi sarà a prezzi agevolati, eccetera, quindi non volevo assolutamente, era soltanto per avere un'idea per una famiglia che gli dico, do la tua segnalazione a Domina, la famiglia mi dice ma quanto dovrò pagare, per avere un'idea di quale può essere il costo, soltanto a questo fine che... No, ma io su questo non lo so, io penso che sia tra i 100, diciamo che sia un'idea, è chiaro, poi giustamente lei dice vedremo quando avremo un'idea più chiara dei flussi e del tipo di lavoro, anche perché poi ci saranno, penso potrebbe essere utile creare dei pacchetti, cioè nel senso la famiglia che vuole solo 3 contatti, la famiglia che vuole, come diceva giustamente lei, in qualsiasi momento, anche per le ferie, voglio compresa anche la gestione delle buste paga, allora andremo a creare dei pacchetti ideali per ogni tipologia di famiglia che si può rivolgere. È proprio da vedere, guardi. Se posso aggiungere qualcosa, Lorenzo, si può pensare pure a... però questo lo vedremo un pizzico più avanti, ad avere con le famiglie, laddove in particolare ci sono delle badanti e dove la persona che deve essere assistita è una persona non autosufficiente, magari pensare a un contratto di assistenza che li possa seguire anche per trovare le sostituzioni quando la persona va in ferie, perché non parliamo della corsa che fa le pulizie in casa, parliamo di... assistere una persona che non può mai rimanere da sola, okay? E quindi si può pensare anche a un contratto d'assistenza per seguirli, anche per trovare le sostituzioni, però questo lo potremo vedere magari un po' più avanti. Deve emergere il bisogno in maniera un pochino più chiara. Allora è alzato la mano Eugenio e poi vedo Mario che anche vuole intervenire. Prego Eugenio. Grazie. Il lavoratore che viene in parrocchia e si compilano i modelli e poi domina, chiama il probabile lavoratore e quindi c'è questo rapporto col lavoratore e ha il lavoro, e quando il lavoratore dopo 3 mesi ritiene di doversene andare, i rapporti fra domina e il lavoratore decadono automaticamente? Assolutamente no. All'interno della banca dati c'è proprio uno spazio in cui si dice il momento in cui esistono, diciamo, 5.000 candidati, di cui 870 hanno un rapporto di lavoro, per cui non sono contattabili. Nel momento in cui una persona chiude il rapporto di lavoro, ok, quindi lo sa l'agenzia di riferimento, il lavoratore diventa nuovamente contattabile, resta all'interno della banca dati come lavoratore disponibile. È un rapporto duraturo nel tempo. Ok, Eugenio? Va bene. Sì.
Ribadisco quanto detto prima, le schede dettagliatissime non vi vengono richieste a voi, ok? Per questo c'è questo passaggio attraverso officina, perché è chiaro che poi quelli sono strumenti tecnici che usano Addomina per profilare, ok? A noi serve, come diceva giustamente Anna prima, tutta l'informazione possibile che per noi deriva dalla relazione. No? Deriva dalla relazione con la persona che noi conosciamo. Vai Mario. No, ma infatti la prima cosa è questa che diceva Monica adesso sinteticamente. Noi dobbiamo affinare la strumentazione nostra in rapporto poi alla strumentazione di Domina, in modo tale da vedere quanto della nostra strumentazione già esistente è utile e sufficiente ai fini della segnalazione al sistema Domina, che è un sistema Domina. Probabilmente dobbiamo affinare ancora maggiormente il lavoro di orientamento delle persone, del nostro sistema, non tanto il primo livello di centro d'ascolto e degli stessi PTA, ma probabilmente il secondo livello, quello che noi chiamiamo livello di orientamento nostro, perché poi deve arrivare al sistema Domina e poi introduce una questione rispetto all'agenzia. Una candidatura, sto parlando adesso del lavoratore che si offre, non tanto della famiglia, il lavoratore che si offre deve arrivare il più possibile semplice verifica da parte dell'agenzia di Domina. Questo lo si fa attraverso l'affinamento della strumentazione e dei contatti, non c'è altra soluzione. Una questione che effettivamente era quella di Vincenzo, diceva Vincenzo. Attenzione, la casistica del colloquio in presenza, rimandiamola a delle situazioni di accertamento ulteriore da fare, non la mettiamo come regola costante, perché possiamo anche fare degli accertamenti da remoto, perché badate, altrimenti, soprattutto nella fase attuale, di conversione anche delle nostre banche dati, perché poi i centri d'ascolto hanno una serie di persone di qua di là, la questione diventa complicata, quindi dobbiamo fare in modo che sia un'operazione in presenza che sia prettamente selettiva, perché ci mancano alcuni connotati, che attraverso l'operazione nostra, l'operazione dell'orientamento, penso che sia non difficile. Perché sennò una barriera grandissima è quello che diceva Vincenzo, cioè una collocazione di un colloquio in presenza distante significa, guardate, andare a avere spazio per l'incontro informale tra domanda e offerta, senza che dice ma se è così io vado da, mi rivolgo a. Un'altra riflessione è questa. Guardate, noi stiamo ragionando eccessivamente sui costi e sulle modalità. Avete fatto un giro sulle agenzie esistenti attualmente? E siccome sto monitorando questa situazione, su Facebook ci sono tantissime agenzie che dicono cerchi la badante, mandami questi due connotati. Vuoi offrirti come badante? Dammi queste informazioni online. L'alternativa a queste agenzie o Domina nella nostra impostazione o degli accordi informali, delle cose informali. Badate, per cose informali noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che i datori di lavoro che vengono da noi a chiedere la badante pensano, ritengono che siccome frequentano la parrocchia e la Caritas, abbiano almeno alcune credenziali, almeno quelle fiduciarie, non dico quelle di rapporti, di professionalità, ma quelle fiduciarie, perché dice viceversa, cioè spesso, almeno io mi trovo, di persone che vengono da noi proprio perché, come dire, poi andranno dal datore di lavoro a dire che il nome, la famiglia l'ha segnalata la Caritas. Questa è un'esperienza che io ho analizzato, parlo del mio centro d'ascolto, tant'è vero che bisogna tutto riconvertire tutta quanta
le attività. Quindi io dico, attenzione a non essere rigidi su alcuni dati, attenzione però a non cedere, diciamo, nella informalità presente. Sintetizzando, un raccordo tra i nostri strumenti e secondo me poi gli strumenti ci faciliterà tantissimo l'inserimento poi dei nostri in banca dati Domina, probabilmente con quelle specificazioni che andranno fatte partendo da noi, partendo dalla scheda lavoratore nostra e affinata con il sistema Domina, secondo me è possibile che, diciamo così, ci dia dei risultati in questa direzione. Sui costi io adesso non lo porrei il problema immediatamente. In questo periodo di gratuità dei costi, vediamo un attimo di vedere quali sono i servizi veri, reali, in questo caso in quanto costi da parte dei datori di lavoro / famiglie, di questo stiamo parlando, perché i lavoratori per legge non devono pagare nulla, per legge questo, la legge, la convenzione internazionale addirittura dell'ILO che impone questa roba recepita in Italia. Poi i datori di lavoro naturalmente, però probabilmente approfondendo i servizi, facendo anche un confronto, no? Vedendo i pacchetti che possono essere fatti, pacchetti di famiglia o pacchetti, se voi volete, di parrocchie, diciamo, adesso bisogna vedere la cosa che riusciamo a negoziare, perché questa è negoziazione, probabilmente arriveremo, diciamo così, a prezzi accessibili. Sapendo bene poi che c'è anche un problema, come posso dire, che noi come Italia dobbiamo tener conto, dobbiamo fare una riflessione a parte. Ma se una famiglia che non sta in buone condizioni ha necessità di una badante, dobbiamo vedere se noi dobbiamo darci strumenti mutualistici, no? Come Caritas, per far fronte a situazioni di questo genere, perché rientra nell'ambito. Così come sto dicendo delle cose su cui bisogna studiare bene, dobbiamo essere chiari, così come ci abbiamo l'intervento sulle bollette, non quelle pubbliche, l'intervento pubblico, ma qualche volta ne paghiamo le bollette, le cose, dobbiamo vedere se rispetto a situazioni di questo genere dobbiamo fare una riflessione. Questo è sicuramente da venire e impatta non l'officina dell'opportunità, ma impatterà probabilmente il sistema Caritas su le questioni che verranno. Quindi secondo me questa è un po' la riflessione che dobbiamo fare. È un percorso questo, secondo me, però ho la sensazione che dobbiamo avviarci in questo percorso, cercando di risolvere i problemi che si affrontano. Grazie. Altrimenti noi consegneremo i problemi a, come posso dire, al mercato, a quello che succederà. Certo, grazie Mario. C'era Massimo, se non sbaglio, che aveva alzato la mano? Sì, sarò velocissimo e sarò anche pragmatico. Per passare adesso all'azione, adesso partiamo con la sperimentazione. Tante risposte le avremo a dicembre, a fine della sperimentazione, quindi è inutile che ci facciamo tante ipotesi così. Io sono, e nella mia pragmaticità, dico che ieri ho incontrato Foisal, detto Marco, un ragazzo di 30 anni che viene dal Bangladesh e che ha bisogno di lavorare, ha fatto già 3 volte il badante, ha fatto anche le medie in Italia, quindi conosce bene l'italiano. Quindi ieri ho fatto il bilancio di competenze, sono stato sorpreso anche dalla scheda, dalle risposte che lui ha dato sulla scheda. Quindi io vi direi, se vogliamo fare una sperimentazione, avrei già la persona, che siamo anche non molto lontano da Centocelle, quindi tutti quindi a questo punto facciamo il pilota con Foisal, detto Marco, e vediamo, voglio dire, poi capiremo bene in corso d'opera i tuni che dobbiamo fare. Quindi io ho già il CV che è vecchio, però non ho capito che non è un problema, ho un bilancio di competenza fresco di ieri, quindi lo girerò a officina e poi officina lo darà direttamente, e prenderemo prossimamente l'appuntamento a Centocelle, all'agenzia, per fare questo primo colloquio.
Se vi va bene, propongo questo. Va benissimo. Penso alla grandissima. Benissimo. Grazie a tutti che non ho salutato all'inizio. Io sono del PTA del centro, quindi della quinta prefettura, da poco. E quindi sì, sì, sei il benvenuto, Massimo. Vi ringrazio e do anch'io a voi il saluto iniziale. Ok, signori, allora sono le altre domande? Se... quindi possiamo, intanto do la parola a voi Lorenzo per i saluti, da parte mia io ringrazio tutti, ringrazio voi, è come dire, è una strada complessa, no? Però insomma noi ci crediamo, anche perché poi emergere dal sommerso è sempre un po' una sfida, quindi insomma ci proviamo e niente, io da parte mia vi saluto a tutti, lascio i saluti finali a Lorenzo, Anna e Francesco. E Paola. Da parte di Domina volevo ringraziare e devo dire che c'è un bel fermento, che è sempre una cosa positiva, quindi c'è voglia di fare, che è la base insomma di qualsiasi attività. Le strutture sono strutture di cui non si può dire, non posso dire niente della Caritas perché la conosco. Diciamo, vi posso dire che non si può dire nulla di Domina, voi la conoscete meno, ma insomma se andate sui siti, se vedete l'attività che facciamo. Per cui il percorso è importante, è un percorso che non termina fra 6 mesi, non termina fra 1 anno, stiamo cercando di dare una soluzione alle famiglie. Reputo che poi insieme con altri partner che abbiamo forti, possiamo far valere maggiormente la voce delle famiglie più in difficoltà, per cui abbiamo anche l'Agenzia per la Non Autosufficienza, la FISH, abbiamo una serie di strutture. Per cui, essendo la voce più forte, magari riusciamo ad avere anche delle agevolazioni, delle risorse per le famiglie che, come dite voi, non si possono permettere, non è il problema di trovarla, non la possono pagare, insomma. Per cui partiamo subito con questo esperimento e vediamo subito il flusso, se funziona o si interrompe. Massimo Contendi, che ha già mandato tutto quanto, un grandissimo. Per cui Monica, a voi la palla, adesso a noi ci deve arrivare le mail che passiamo a Francesco, che chiamerà Massimo Contendi. Siamo pronti. Siamo... Grazie a tutti. Non abbiamo tanto tempo oppure saremo veloci. All'inizio, vediamo. Non potremo sbagliare, saremo velocissimi. Noi siamo pronti. Grazie a tutti per tutti gli interventi, per l'interesse. Noi ci mettiamo tutta la disponibilità e tutte le competenze, per cui l'unico modo per capire come lavorare e come migliorarci è andando avanti e facendo, lavorando. Per cui aspettiamo intanto la prima segnalazione da passare a Francesco. Io ringrazio tutti, lascio il saluto a Francesco, io lo vedo pronto. E Monica, noi ci sentiamo. Certo, grazie. Certo, grazie a voi. Allora, grazie a voi per avermi coinvolto in questa iniziativa, sono a vostra completa disposizione. Anch'io vi saluto, allora vi saluto, è stata una serata interessantissima, perché è vero che l'agenzia è una neonata in casa Domina, però è vero che da anni, e ci fa piacere insomma portare avanti questa strada insieme. Da anni Domina sta facendo un lavoro per dare dignità a questo settore. È un settore in crescita, il Presidente ha dato alcuni dati, ma è un settore in crescita in tutta Europa, e quindi è un settore che ha è il momento storico per dare a questo settore lavorativo, che è quello della cura, del lavoro domestico, la sua dignità, e accompagnarlo anche, perché no, in uno sviluppo, grazie anche ai vostri suggerimenti, perché il lavoro prezioso che voi fate e che voi le persone le conoscete magari da più anni, e che vengono, tornano, ritornano, quello che io ho visto in 7 anni di volontariato che ho fatto anche a Torino, la strada che possiamo fare insieme è di dare veramente una dignità a un settore che oggi è partito dal basso, è solo quello che ho trovato, non trovi lavoro, vabbè vai a fare le pulizie,
ma tutte e tre le figure professionali, per cui, per noi che abbiamo lavorato sull'elaborazione dei profili professionali, sui moduli formativi, sappiamo quante competenze devono avere le persone per fare dei lavori che invece in questo paese sono considerati residuali. Grazie. Va bene, ok. Allora grazie a tutti voi, vi lascio andare a mangiare. Vi auguro una buona serata. A presto. Buonasera. Ci vediamo. Ciao, ci vediamo. La serata è appena cominciata, che mangiare, Monica. Io sono ormai anziana, mi vado a fare la mia minestrina. Anziana. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buona serata. Siamo al 16, Ci vediamo il 16 con un altro incontro. Arrivederci. Ciao.